Domenico Marrazzo, delegato all'edilizia scolastica della città metropolitana. Oggi una delegazione di studenti e genitori qui in città metropolitana per il problema del Caccioppoli. Si sono verificati dei furti di cavi elettrici recentemente, la scuola è attualmente inagibile. Che cosa la città metropolitana sta facendo per far ripartire al più presto le lezioni? L'episodio che si è verificato del furto di 800 metri di cavi all'interno dell'istituto Caccioppoli è avvenuto il giorno 6. Da lunedì abbiamo predisposto come città metropolitana che ci sia all'interno della scuola un generatore di corrente di una potenza tale da poter contribuire affinché le lezioni si facciano regolarmente. Quindi entro martedì i ragazzi saranno nuovamente a scuola regolarmente, quindi abbiamo evitato che ci fossero dei doppi turni ed entro fine mese ripristineremo appunto la situazione nella normalità con il nuovo cavo per l'energia elettrica. Ovviamente si sta anche valutando quali siano le condizioni di sicurezza affinché ciò avvenga e che si possa evitare che possano subire degli ulteriori furti, tra questo anche quello di un allarme perimetrale esterno. Quindi rassicuro i ragazzi, ho rassicurato anche i genitori che da martedì le lezioni riprenderanno regolarmente.